Salve ragazzi e benvenuti su GTA Undead City! Cioè ragazzi, voi dovete capire che questo è uno dei giochi più belli che siano mai stati creati nella storia dell'universo. Non mi ricordo più come si gioca perché è da tipo tanti anni che non ci metto le mani sopra. Potete notare molte cose strane. Fanculo! È figo perché è tipo quel futuro immaginato nel passato. Molto vaporwave, è bellissimo. No, cazzo, non so i comandi. Ok, però sta macchina mi fa un po' cagare, quindi penso proprio che la rimpiazzerò con questa. Grazie mille per... Cosa? Avete visto la sua faccia? La sua testa? Ma che cazzo? Cioè, ragazzi, dovete capire che con questa mod non dovete sorprendervi di nulla. Può succedere qualunque cosa. Ancora! No, merda! È uno di quei gameplay cazzeggio come il primo che ho fatto su GTA. Fanculo, che cazzo sta succedendo? Ok, facciamo qualcosa di figo, per esempio salire qua sopra e... Che cazzo è sta merda? Il 90% di questa mappa non l'ho ancora esplorata, quindi sto per esplorarla insieme a voi. Ma vaffanculo, cazzo, perché hai fatto queste stanze di merda inutili? No! Cazzo! No! Oh, merda! Siamo ancora vivi! Quindi, tra l'altro potete notare lo stile molto ganzo dei vestiti. Vaffanculo! Tra l'altro, sto gioco è stato fatto da sviluppatori russi e secondo me i russi hanno una fantasia veramente eccezionale. Cioè, vedete quello di cui sto parlando? È troppo figo. Ok, dato che non ho uno scopo e non voglio fare missioni perché sono in russo e non ci capisco un cazzo, penso che il mio scopo sarà cercare uno di quei hoverboard, uno di quei cosi, di quei tipo skateboard volanti estremamente fighi. Cosa sei? Fanculo. Trovi sempre le stesse cazzo di cose. Oh, ma che cazzo? Cioè, cosa dovrebbe essere questa cosa? Però questo posto non mi piace, voglio cercare un posto un po' più ganzo, tipo. Proviamo andare. Ah. No, che figo! Grazie signore per la sua gentilezza. Ok, che poi tra l'altro notate con le Cleo e i vari AMG, vaffanculo con i vari AMG Series, com'è diventata figa la grafica. Chissà cosa ci sarà qua sopra. Se solo riuscissi a guidare, magari. Un deserto! Oh mio Dio, non ne avevo mai visto uno prima! Porca puttana, non si guida neanche per il cazzo sta macchina. Buongiorno! Che cazzo sta succedendo? Ah, ecco, è bellissima sta cosa, tipo a volte ti trovi gente che spara a caso. Cioè, si mettono a ammazzare tutti. Oh, aspetta, non so più come si mira, cazzo! È immortale! Immortale! Ok. Che cazzo? Cos'è esploso? Allora, aspetta, ci deve essere un modo per mirare, quale cazzo era? No? Sto provando un po' di tasti a caso. Cioè, adesso mi spiegate perché L2 mostra sta merda. Cosa cazzo me ne faccio di sta merda? Con R2 si mira. Ovviamente. Ah! È scomodissima la mira, ok. Buongiorno, signori. È un vero peccato che voi non potete assistere alla mia discussione di master. Sì, uno di quelli. Tra l'altro bianco che è fighissimo. Ciao. No, ma che cazzo fai, figlio di puttana? Bastardo pezzo di merda! Il pezzo di merda lo pagherà! Dove cazzo sei? Sì, si è ammazzato da solo, quindi non devo neanche commettere il reato. Yay! No! Che puttana di merda! Questo è il livello di serietà di questo gioco. My Catwoman! Muore! Puttana! Tra l'altro uomini cane, no, un'altra bastarda che non riesco a colpirlo. Immaginate tipo la Russia tra 20 anni, magari è così tipo, no, pazzo, Non meriti di vivere, puttana. ok, e io non sono ancora riuscito a mettere le mani su un cazzo di Overcraft. Cioè, stiamo scherzando. L'unico obiettivo che avevo sta cazzo di giornata non è neanche... non si è neanche obiettivato. No! Merda!
Che poi tra l'altro ho notato che su GTA 5 rispetto a questo è molto più difficile far esplodere le macchine. Ma... tra l'altro la moto dell'auto della polizia c'ha il... come si chiama? Cazzo, bravo. Cazzo, ah! Porca puttana! Eccolo! Muore! Sì, sì! Quel momento è arrivato! Wow! È troppo bello, cazzo! Ok. Papà, che cazzo fai, figlio di puttana, bastardo, pezzo di merda, infame, stronzo, tua madre troia! Muore! Più tardi. La mia idea era andare qui sotto. Solo che... come stracazzo ci arrivo. Ah, porca troia, adesso c'ho il turbo che non me ne faccio un cazzo. Ok. L'unica cosa che posso fare qui è questa. Beh, sono un genio. Ah, ok, siamo arrivati in una nuova zona. Che cazzo. E niente. A me piace molto questa parte qua perché è molto country e molto buono, lo so, è figa. Cioè, secondo me è fatto veramente da Dio. Direi di avventurarci verso questa zona qua, che è molto interessante. Cioè, non c'è un cazzo in realtà, però è figo. Dove cazzo vado? Avete visto che cazzo di volo ho fatto? Forse era meglio se tenevo quello di prima. Andate a fanco! E poi la polizia non ti caga per niente, tipo, cioè, puoi fare quel cazzo che vuoi. Cioè, penso sia una delle migliori total conversion che esistano in circolazione. Una cosa fatta così bene, così accurata, secondo me è difficilissimo da trovare, cioè... Prendiamo questo perché abbiamo scoperto che quella merda di Scooters... Sì, buongiorno, uomo cigno. Sta per venire con me verso un'avventura incredibile, sì! Che cazzo di fine ha fatto? Come ha fatto a scendere? Non ha senso! Ah, c'è un tizio che vuole fare una strage. Mi dispiace, amico, sono soltanto io che posso fare le stragi. Affanculo! È morto. Buonasera, signore. Ho una stella, perché non mi sta attaccando? Ma meglio così. Non so guidare, non rompe il cazzo. E poi quella luna è la cosa più sbagliata che abbia mai visto, però... Ah, che cazzo è successo? Aiuto! Devo scappare senza morire. Ci sono riuscito. Dove siamo adesso? C'è una fontana. Che cazzo è questa fontana? Ehi. Ehi, tu, che stai facendo? Siamo in mezzo al nulla. Non rompete il cazzo. Però in effetti questa città è molto figa, cioè potrei farmi anche un giro qua dentro, però... Nah. Che poi questi alberi sembrano... alberi. Oh my god, two! Wow, che figo! Ok. Siamo arrivati al ghetto di Andarius City. E lì trovi le peggio cose che si possono mai trovare. Che poi lasciamo stare che sono stato mezz'ora a cercare un cazzo di scooter volante e non lo sto neanche usando. Ok, ho cambiato idea. Cosa stracazzo è successo? Porta puttana troia. Vaffanculo, pezzo di merda, bastardo, infame di merda, stronzo. Tu non ti prendo mai più. E quindi, non lo so, sta merda non mi sembra per niente affidabile. Neanche questa in realtà. Cosa cazzo potrei prendere? Mi ricorda troppe cose questo mondo. Nell'attesa che io trovi una vettura possiamo farci un giro in questa città meravigliosa. Cosa, che cazzo di essere dovrebbe essere questa cosa? Mi ha ammazzato. Ce n'è uno lì. Sarei mio, non me ne frega un cazzo che sei distante e non ti raggiungerò. Perché è rimasto fermo? Avete visto che cazzo ha fatto? Yay! Yeti, dirigerci verso la nostra meta che non c'è perché... Ah, qua dove sono morto prima. Quelli che hanno fatto questo modo dovrebbero essere dei level designer. Perché hanno veramente talento, secondo me. Sono indietro, signor. No, cazzo, porca puttana! No, no, ci ho messo un'eternità per trovare quella merda. Ah, che cazzo! È brutto di finire in acqua che finisci in acqua, quindi... Speriamo che ce la faccia a salire, se no sono inculato.
sono incolato? Perché fai così schifo, stronzo di merda? No, non mi ricordo più il trucco per... Qualcuno mi aiuti! Calmi, un modo c'è, è molto semplice. Ok, ora ho un lasso di tempo temporale per fare rock e scriverò... Sì, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, sì! Prima di arrivare, cosa cazzo è questa roba? Ah, cioè tu entri e ti cambia tipo tutto. Ah, che cazzo è? Ma porca puttana, ma che cazzo? E come consuetudine siamo finiti in mezzo a nulla. Cos'è sta roba? Potrei prendere anche sta moto in effetti. Ma sì, prendiamola. Morite tutti. C'è il bello di essere in questo tunnel, che sembra di essere in Svizzera, cioè è come essere nella Svizzera del futuro, tipo. Cioè è come se fossi in una città sotterranea. Cioè mi sento tipo in atmosfera di Final Fantasy VII. Cioè ha tutta un'atmosfera particolare. Molto particolare. Sta merda da impennare è più difficile di un cavallo fritto, ok. Ma che cazzo! Cioè capite che in questo gioco succedono cose e non riesci mai a spiegarle. Ne ho trovati 850 di queste merde. Penso che ora ne prenderò uno perché mi ha rotto il cazzo. Ecco, siamo arrivati in questa città del cazzo. Cioè io ogni volta che sono arrivato qua mi sono sempre perso. E sapete cosa? Mi sono perso anche adesso. Ok. Ah, ok, siamo arrivati fuori. Il punto di questo video è che non ha... cioè non ha nessuna... è fine a se stesso. Però era soltanto per mostrarvi questo gioco, perché secondo me... veramente questi ragazzi hanno fatto un'opera d'arte che merita di essere giocata. Cioè, al di là del fatto che sia stupido, che sia ignorante e che io abbia il turbo e non lo sapessi. Wow! Che cazzo! Cioè, praticamente sta sconosciuta, cioè non la conosce nessuno sta mod, che cazzo. Tanto io le vado a trovare. Non so come ho fatto, però ehi. Alla fine è qualcosa che ha segnato la mia adolescenza. Comunque, penso che questo gameplay potrebbe anche finire... qui. E quindi niente, ci si vede al prossimo video.